Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale un kit 5 in 1, un kit della Baiyu disponibile sullo store Geekmail, di cui vi lascio qua sotto il link in descrizione, che è qualcosa di incredibile. Mi arrivano tanti prodotti da recensire, ma questo mi ha stupito in maniera incredibile. Sì, perché sono 5 dispositivi in uno, perché praticamente avremo un'unica batteria che fa funzionare tutti e 5 i dispositivi, ma ogni dispositivo fa più cose, una cosa veramente allucinante. Guardiamo cosa c'è all'interno della confezione una volta che vi arriva a casa. Allora, la valigetta in cui potete trasportare tutto o comunque richiudere tutto una volta che avete utilizzato uno di questi dispositivi, e al suo interno trovate, ragazzi, il mondo. Allora, partiamo da quello che è il fulcro di tutto, cioè questa, la batteria. Questa batteria che diventa un power bank e diventa anche un carica cellulare wireless. E in più questa batteria sarà in grado di alimentare qualsiasi di questi accessori che abbiamo qua in questa valigetta. Cioè, veramente una cosa impressionante come sono di qualità questi accessori, cosa sono in grado di fare questi piccoli accessori. Allora, la batteria, dopodiché abbiamo l'idropulitrice, ragazzi, che è veramente eccezionale, perché comunque è un'idropulitrice, sì, ma come vedremo dopo è in grado di fare più cose e di farle in maniera incredibile. Quindi idropulitrice, dopodiché abbiamo un gonfiagomme per auto, moto, bici o palloni da calcio, cioè fantastico, con il display che ci indica tutto. Veramente anche questo è un dispositivo pazzesco, ma anche questo lo vedremo dopo in azione. Dopodiché abbiamo questa, una torcia, che però è multifunzionale, non è solo una torcia, è un indicatore SOS, è una torcia di illuminazione a 360 gradi, una torcia di illuminazione direzionale, cioè pazzesco, con una potenza, una luminosità incredibile, cioè qualcosa di veramente pazzesco. Poi abbiamo questo, che è l'aspirapolvere, in grado di aspirare veramente cose che non potremmo neanche immaginare guardando le sue dimensioni, eppure ha una potenza davvero davvero pazzesca. Dopodiché abbiamo i vari accessori, abbiamo la punta della lancia della nostra idropulitrice, abbiamo un recipiente che, come vedremo dopo, potremmo utilizzare sempre con la nostra idropulitrice. E poi, ragazzi, qua sopra non è mica finita, abbiamo ancora altri componenti di tutti questi dispositivi. Abbiamo un sacchetto dove al suo interno c'è di tutto. Adesso ve lo rovescio qua davanti. Ok, allora abbiamo il tubo per il gonfiagomme, abbiamo una base per la ricarica wireless tramite, come abbiamo visto, la batteria, quindi qua appoggeremo il nostro cellulare che andrà a ricaricare in modalità wireless. Abbiamo un accessorio che va a combinarsi con il piccolo recipiente che abbiamo visto prima, poi abbiamo un cavo USB Type-C, abbiamo accessori per gonfiare le gomme, palloni da calcio, gomme della bici, cioè tutti accessori per il gonfiagomme, e poi abbiamo una prolunga per l'aspirapolvere con spazzolina incorporata. Dopodiché abbiamo manuale di istruzioni Quick Starter, cioè quello veloce dove ci dà le spiegazioni base, e un manuale molto più completo, ragazzi, dove c'è indicato praticamente tutto in lingua inglese, ma è molto bello, molto dettagliato, con tutte le figure, davvero semplice da capire in ogni suo particolare. Dopodiché, non abbiamo ancora finito, abbiamo un sacchetto dove al suo interno abbiamo un tubo per l'idropulitrice, che è per pescare l'acqua direttamente da un secchio, da un pozzo, perché comunque la potremo utilizzare con la canna direttamente collegata alla nostra rete idrica, ma anche pescando l'acqua da un qualsiasi recipiente, quindi veramente fantastico. Però nel caso non abbiate un recipiente, non sapete da dove pescarla perché siete in giro, non c'è problema, ci viene data anche una sacca che possiamo riempire ovviamente con l'acqua e andare a pescare direttamente l'acqua da questa sacca trasparente, cioè fantastico, cioè non vi manca niente, avete tutto
è tutto, ragazzi, è di una qualità incredibile, qualcosa che mi ha lasciato veramente a bocca aperta. Questo kit, come vi ho detto, lo trovate su GKmail, uno store che ha un ampio catalogo di prodotti, e questo Bayou 2 Pro, questo kit 5 in 1, è qualcosa di veramente veramente fantastico. Il suo prezzo è di circa 149 euro, poi c'è anche il coupon sconto che vi fanno inserire in pagina d'acquisto quando fate il primo acquisto, quindi si abbassa ulteriormente il prezzo di circa 10 euro, e ragazzi è pazzesco, pazzesco. Però dopo avervelo elogiato e fatto vedere così a modalità statica, adesso è ora di vedere tutti questi dispositivi in azione e come ogni dispositivo è in grado di fare più cose, cioè veramente allucinante. Direi di iniziare perché sennò qua non finiamo più. Andiamo. Direi di partire da quello che è il dispositivo principale, cioè il fulcro di tutti gli altri dispositivi, cioè la batteria, che però di per sé è anche un dispositivo che permette di essere utilizzata come dispositivo indipendente, cioè come power bank. Infatti, andando a rimuovere la ghiera in plastica qua sopra, che è quella che dovremmo rimuovere per andare a fissare la batteria su qualsiasi dispositivo, potremmo, andando a fissare questa base in plastica, facendola solo girare, andando a accendere il nostro power bank, e a questo punto avremmo un supporto per smartphone, e guardate, vedete che il telefono è andato in ricarica wireless. Perché? Perché comunque abbiamo la ricarica wireless e questa custodia in plastica che ci terrà fermo il telefono in auto. Sì, perché questa batteria ha il diametro di una bottiglietta d'acqua di plastica, quindi potremmo inserirla all'interno di qualsiasi supporto per bottigliette d'acqua che avremo in auto. Poi potremo rimuovere questo accessorio, andare a rimontare la sua corona in plastica e usare questo power bank direttamente tramite la porta USB che abbiamo qua sul fianco, andando ad inserire il cavo in dotazione con il cavo USB, e potremmo utilizzare direttamente questa presa per andare a ricaricare il nostro smartphone, quindi come un normalissimo power bank. Quindi avete visto come già questo accessorio è in grado di fare più cose: ricaricare wireless in auto quando andremo ad inserirlo nel portabottiglie della nostra auto, o a casa sulla scrivania con un normalissimo cavetto e utilizzarlo direttamente come power bank. Però sicuramente in tutti i casi rimane già un prodotto molto interessante di suo. Il secondo dispositivo che andiamo a provare è lui, il gonfia gomme. Allora, per prima cosa dobbiamo andare a fissare il tubino in dotazione. Una volta avvitato, siamo già pronti a gonfiare le gomme di questa bicicletta. Sì, perché lui è in grado, come vi ho detto a inizio video, di gonfiare gomme per moto, bici, macchine e palloni da calcio. Quindi veramente lo utilizziamo in qualsiasi cosa, perché questo di base è un kit per auto, nel senso che c'è dentro tutti gli accessori che servono per tenere in ordine la nostra auto, quindi dalla pulizia anche alla manutenzione per quanto riguarda il gonfiaggio delle gomme. Però in tutto questo abbiamo anche la possibilità di utilizzare tutti questi dispositivi in qualsiasi altro ambito della nostra vita quotidiana. Quindi, una volta fissato il tubo in dotazione, basta andare a prendere la batteria, rimuovere la corona che abbiamo sopra, andare ad agganciarla sotto al nostro dispositivo. Clac, abbiamo fatto già il fissaggio, andiamo a accendere la batteria. Una volta accesa, si accenderà già il display. Con il tasto R potremo selezionare, in base al simbolo che vediamo qua sul fianco, adesso nella telecamera voi non lo vedete sicuramente, comunque abbiamo i simboli dei vari profili di gonfiaggio, quindi abbiamo il simbolo della macchina, del pallone, della moto o della bici. In questo caso vado a selezionare bicicletta e di default ci darà un parametro di gonfiaggio, in questo caso 35,0 di PSI di gonfiaggio. Però col tasto più e meno potremo andare a modificare quello che è il parametro base, quindi lo potremo modificare in base alle nostre esigenze, in base alla tipologia di pneumatico che abbiamo installato sul nostro veicolo. Quindi questo è quello che possiamo fare con questi tasti. Poi abbiamo un ulteriore tasto che è un tasto luminoso, sì, perché qua sopra abbiamo una torcia. Nel caso dovessimo gonfiare le gomme al buio, magari quando siamo in auto che ci si ferma l'auto ed è sera e vogliamo vedere dov'è la valvola di gonfiaggio, con questo tasto, vedete, possiamo accendere
e spegnere in base al nostro piacimento per illuminare l'area in cui abbiamo la valvola di gonfiaggio. Quindi adesso direi di provare a gonfiare. Quindi ho selezionato bicicletta, rimuovo il tappo dalla valvola del mio pneumatico, vado ad agganciare. Una volta agganciato ci dice nel display a quanto è attualmente il nostro pneumatico, in questo caso 23.5, quindi vado a selezionare il tasto avvio ed ecco che inizia a gonfiare e siamo già a 28, 28 e mezzo, 29, 29.5, 29, 30, 31, 32, la gomma si sta gonfiando, 32 e mezzo, 33, 33 e mezzo, 34 e mezzo, stiamo arrivando alla fine, 35, 35. Perfetto. Arrivato a quello che è il limite che gli abbiamo impostato, si ferma in automatico, quindi è partito da, cosa abbiamo detto, non mi ricordo già più, è arrivato a 35, infatti adesso la gomma è molto più gonfia rispetto a com'era all'inizio. Stessa identica cosa per la nostra auto, selezioneremo il profilo della nostra auto, andremo ad impostare i PSI desiderati e andremo a gonfiare le gomme della nostra auto, o anche stessa identica cosa per la moto e stessa identica cosa, andando a rimuovere la valvolina, adesso vi faccio vedere, possiamo gonfiare anche un pallone da calcio, una cosa molto utile soprattutto d'estate quando si utilizzano tanti palloni da calcio, e qua all'interno abbiamo tutti i vari riduttori e accessori per sia per le biciclette, perché ovviamente non tutte le biciclette hanno questo tipo di valvola che è come quello delle macchine, questo qua che ho io in questa bici, perché comunque ci sono biciclette da corsa, biciclette per bambino, e qua abbiamo tutti i vari riduttori e accessori, e abbiamo anche lo spillo per andare a gonfiare i palloni, quindi lo spillo lo andremo ad inserire qua sotto, inseriamo lo spillo nella valvola del nostro pallone, nel menu il simbolo col pallone, e vado a fare avvio. E come avete visto in un attimo ho gonfiato anche il mio pallone, quindi capite che è un dispositivo veramente completo, facile da utilizzare, ci permette di gonfiare qualsiasi tipo di cosa, quindi veramente veramente pazzesco, anche per gonfiare un materassino, infatti vedete che abbiamo qua le varie valvole particolari, possiamo gonfiare anche i materassini al mare, i salvagenti, qualsiasi cosa lui è in grado di gonfiarla. A questo punto, dopo aver gonfiato le gomme, è arrivato il momento di lavarle, quindi entriamo in azione con l'idropulitrice. Questa idropulitrice, come vi ho detto, ha molteplici possibilità sia di aspirazione dell'acqua, sì, perché potremmo collegarla direttamente al tubo dell'acqua della nostra abitazione, o utilizzare la sacca che abbiamo in dotazione con il suo tubo che va a pescare l'acqua dalla sacca, o utilizzare un qualsiasi recipiente, in questo caso un annaffiatoio o un secchio, da cui andremo sempre a pescare tramite questo tubo. Dopodiché abbiamo qua davanti un aggancio rapido per la punta della lancia, va inserita qua davanti dove abbiamo getti a 0 gradi, 15 gradi, 25 gradi, 40 gradi, o un getto molto largo che non ha un numero di gradi perché è proprio ampio, o torniamo ai 0 gradi, quindi in base a come andremo a girare la testa di questa lancia avremo un tipo di getto diverso. Mi stavo dimenticando una cosa, che tutti questi dispositivi hanno un ingresso per presa 12 volt, quindi nel caso la batteria fosse scarica o non volessimo utilizzare la sua batteria potremmo utilizzare i 12 volt della nostra auto, anche se il cavo con l'adattatore accendi sigari non è incluso nella confezione, però potremmo utilizzare sia i 12 volt della nostra auto o avere un alimentatore a 12 volte da collegare alla presa della nostra abitazione. Comunque tutti i dispositivi sono dotati di presa 12 volte. E un'altra cosa che possiamo fare sempre con questa idropulitrice è anche andare a spruzzare uno sgrassatore. E come si fa? Basta andare a rimuovere la testa della lancia e andare a prendere il recipiente che abbiamo in dotazione con il suo adattatore, andare a riempirlo di sgrassante come ho fatto io in questo caso e andare ad inserirlo sempre qua frontalmente alla lancia della nostra idropulitrice, quindi l'acqua verrà pescata da qua e insieme all'acqua verrà pescato anche lo sgrassante. Qua sopra abbiamo una rotella che va a regolare la quantità di sgrassante che vogliamo che venga prelevato, quindi potremo decidere noi quanto sgrassatore andare a spruzzare sulla parte che vogliamo andare a riempire.
pulire. Quindi capite che avete veramente tante possibilità di utilizzo con questa idropulitrice a batteria. Ma a questo punto però direi che, dopo avervela spiegata nel dettaglio, è ora di vederla in azione. Quindi riempiamo questo e colleghiamo la canna dell'acqua della mia abitazione. Canna dell'acqua, perfetto. Allora, canna dell'acqua, annaffiatoio con dentro l'acqua, ma si poteva utilizzare un qualsiasi secchio, e busta trasparente inclusa in confezione che ho appeso a quel portavaso. Poi a questo punto basta andare a inserire la nostra batteria universale, andare ad accenderla e siamo già pronti a spruzzare. Infatti sentite che lui è già attivo. Vado ad inserire la canna dell'acqua agganciata con il classico aggancio rapido che già abbiamo nelle nostre abitazioni e vado a riaprire il rubinetto dell'acqua. Ok, acqua aperta, infatti vedete che già sta uscendo perché comunque la pressione dell'acqua c'è, quella del rubinetto. Adesso però bisogna vederlo in azione. Adesso abbiamo un getto a 0 gradi, che è questo, però possiamo andare a farlo più ampio andando a girare la testa della nostra lancia, così abbiamo un 40 gradi, molto ampio, vedete? E la pressione c'è, guardate la pressione. Questo è quello che riusciamo a fare con la canna dell'acqua. Adesso volevo farvelo vedere invece con il tubo in dotazione, il secchio, il tubo in dotazione, l'annaffiatoio o la busta trasparente. Sganciamo la canna dell'acqua, prendiamo il tubo che abbiamo incluso in confezione, che ha un velcro di fissaggio per quando lo andiamo ad arrotolare, andiamo ad agganciarlo nel suo aggancio rapido qua sotto e andiamo ad inserire l'altra parte con il filtro, perché da questa parte abbiamo anche un piccolo filtro, all'interno dell'annaffiatoio. A questo punto non ci resta che iniziare a lavare. Vedete che spettacolo? E guardate che pressione! Che la pressione ce n'è. Per essere un'idropulitrice che funziona con una batteria, direi che tanta roba. Dopodiché, ovviamente, non contenti dell'annaffiatoio, possiamo utilizzare quello che è la sacca data in dotazione, che possiamo riempire e appendere dove vogliamo. E via. Adesso questo è un buco d'acqua perché comunque si deve riempire la canna dell'acqua. Adesso si è riempita perché aveva un buco d'acqua, quindi d'aria. E siamo pronti, cioè. Guardate, adesso vado a diminuire, mettiamo un getto a 15 gradi, vedete? Fa male, se tenete la mano fa male. È tanta roba, davvero. A questo punto però possiamo andare a mettere uno sgrassatore. Per fare questo basta andare a rimuovere la testa della nostra lancia, inserire l'accessorio in dotazione che ho già riempito con uno sgrassante, andare a regolare quanto sgrassatore vogliamo spruzzare, io direi il massimo giusto per vedere. Guardate. Tanta roba, no? Se andate a diminuire adesso, no, non diminuisco perché non ce ne ho detto più, l'ho finito, ne avevo messo pochissimo, l'ho già finito, fa niente. Allora andiamo a rimuovere lo sgrassatore, rimontiamo la lancia e andiamo di pulizia. Tanta roba, no? E tutto questo con un'unica batteria e tutti questi accessori, e non abbiamo ancora finito perché ne abbiamo ancora da vedere. Quindi ragazzi, sganciamo la batteria e passiamo all'altro accessorio.
L'altro accessorio che abbiamo visto nell'unboxing, che è veramente impressionante per la sua potenza, è questo piccolo aspirapolvere. Un aspirapolvere davvero compatto, andando a ruotare qua possiamo andare a rimuovere il filtro e andare a lavare il tutto, perché tutto è completamente lavabile. Una volta pulito lo andiamo a rimontare e siamo pronti a riutilizzarlo. Però adesso ve lo faccio vedere in azione, andiamo ad agganciare la solita batteria e andiamo ad accenderla e poi andremo ad accendere l'interruttore che troviamo sopra al nostro piccolissimo aspirapolvere. Ovviamente per fare questa prova non potevo che utilizzare la macchina di mia moglie, che è veramente un'indecenza per quanto riguarda la pulizia della macchina, quindi qua lui davvero deve dare il meglio, ma il meglio di sé, quindi non ci resta che vederlo in azione. Sentite che potenza, guardate che potenza, e siamo al minimo, eh. Se io rischiaccio aumenta la potenza, sentite adesso, pazzesco, eh. Se rischiaccio lo vado a spegnere, quindi poca potenza, tanta potenza, e direi che con quest'auto bisogna avere tanta potenza. Guardate che spettacolo, uno spettacolo, eh. Guardate anche qua, è impressionante, impressionante, sentite che roba, ma guardate che roba, è assurdo. E se vogliamo entrare più nelle fessure abbiamo anche il piccolo adattatore con la spazzolina, che basta andare ad inserire, accendiamo il nostro aspirapolvere e voilà, uno spettacolo anche con questo metodo di aspirazione. E qua parliamo di una macchina veramente conciatissima per quanto riguarda lo sporco, eh? Davvero davvero assurdo. Abbiamo anche qua dei pezzi di carta di caramelle, cioè impressionante, guardate che roba. E qua il resto non viene via aspirandolo, perché andrebbe passata una spugna, perché è roba veramente compattata, cioè, però il risultato credo che sia molto visibile. Stessa cosa la possiamo fare sui sedili o in qualsiasi altra parte dell'auto, eh? Tipo magari anche dove c'è l'autoradio, che riusciamo anche ad andare a vedere bene nei particolari con questa piccola spazzolina. È impressionante quanta potenza riusciamo ad avere con un dispositivo così compatto, cioè assurdo, veramente veramente assurdo. Quindi avete visto come fino adesso qualsiasi dispositivo, di quelli inclusi in questa super valigetta, siano veramente performanti. E a questo punto basta andare a riaprirlo qui frontalmente e vuotare via tutto lo sporco e lavarlo tranquillamente sotto il rubinetto dell'acqua. Basta andare a fare questo movimento, sganciare il filtro, fare così, vuotare via tutto lo sporco che abbiamo accumulato nella nostra aspirazione e andare con questi accessori a lavarli sotto il rubinetto senza nessunissimo problema. Ok, adesso è rimasto l'ultimo accessorio. Se mi allontano vedete che diventa tutto buio, perché è la prova di questa lampada torcia, veramente incredibile. Ovviamente tutto sempre con la nostra solita batteria, che andiamo ad inserire. Una volta agganciata siamo pronti a fare luce. Questa lampada è multilampada. Sì, perché quando abbiamo sopra questo cappuccio farà una luce ampia, una luce di illuminazione a 360 gradi con anche segnale SOS se volessimo. Infatti adesso vi faccio vedere cosa intendo per SOS e illuminazione a 360 gradi. Mi allontano, diventa tutto molto più buio e vado ad accenderla. Ragazzi, guardate che illuminazione pazzesca. Fa una luce incredibile. E se vado a cliccare veloce il suo tasto l'abbasso, se riclicco ancora l'abbasso ancora, se riclicco faccio questo SOS, che è quello che vi dicevo prima, e se lo riclicco faccio un SOS ancora diverso, cioè veramente veramente pazzesco. Poi se faccio un click più lungo la vado a spegnere. Ma questo non è solo quello che è in grado di fare, perché se io vado a rimuovere il cappuccio, lei non è più una lampada di illuminazione a 360 gradi o di SOS, ma una torcia di illuminazione. Quindi avremo una luce molto più mirata, vedete? Quindi la classica torcia, che possiamo anche andare, facendola girare, diminuire il raggio di copertura della torcia, cioè veramente pazzesco. Però anche qua abbiamo tutte le varie possibilità, quindi più bassa, SOS di un tipo o SOS di questo tipo. Adesso io non so quale dei due sia il vero SOS,
SOS. Comunque ci siamo capiti, ragazzi, veramente prodotti incredibili e tutto con una sola batteria. Facciamo andare tutti questi dispositivi. Ma adesso direi di tornare alla luce del sole e di tirare le conclusioni. Andiamo. Quindi ragazzi, avete visto che spettacolo questo kit della Bio 2 Pro. Vi lascio qua sotto il link in descrizione dello store GK1000, che è quello in cui lo trovate disponibile ad un prezzo secondo me davvero davvero interessante, 149 euro più un piccolo sconto sul primo acquisto, mi sembra di circa 10 euro, quindi un prodotto, o meglio più prodotti, a prezzi veramente incredibili. Con questo kit, ragazzi, la vostra auto, e non solo, sarà sempre splendente e sempre performante per quanto riguarda anche la pressione dei vostri pneumatici. Però avete visto che è possibile utilizzarlo praticamente su qualsiasi cosa, la bicicletta piuttosto che il motorino, piuttosto che anche il terrazzo, cioè qualsiasi cosa vogliate, magari pulire con l'idropulitrice o aspirare anche le briciole dal tavolo, gonfiare il pallone da calcio, cioè veramente qualsiasi cosa, o anche la torcia stessa, che è possibile utilizzare in tantissime situazioni. Anzi, mi sono dimenticato di dirvi nel video che c'è anche l'attacco a vite per essere fissata su un cavalletto piuttosto che su qualsiasi altro supporto con attacco a vite. Quindi davvero dispositivi incredibili e secondo me anche di altissima qualità per quanto riguarda i materiali, le plastiche, cioè tanta tanta roba davvero. Mi arrivano sempre prodotti interessanti, ma questo qua mi ha veramente lasciato senza parole per quanto è completo e secondo me quanto sia comunque ad un prezzo molto accessibile per tutto quello che ci viene dato. E se questo mio video l'avete trovato utile interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler, reel per quanto riguarda la simulazione di guida, tantissime cose arrivano su Instagram. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale. Vi invito anche a seguirmi sul mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo, dove posto tantissime cose che mi arrivano, che ovviamente non posso tenere perché per spazio o in utilizzo, perché tante cose magari sono doppie, li trovate a prezzi davvero scontatissimi. Ma soprattutto quello che dovete fare assolutamente è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.